Dopo la commozione, la preghiera. Continua nella chiesa di San Tommaso d'Aquino a Sant'Agata dei Goti l'esposizione delle reliquie di Padre Pio e continua il programma di eventi voluto da Don Domenico Napolitano, guida spirituale delle parrocchie di San Tommaso. Un calendario fatto di incontri, di arte e di cultura che si concluderà domenica sera. La commozione è quella delle tante persone che in centinaia hanno accolto l'arrivo delle reliquie del frate santo di Pietrelcina. La preghiera, quella dei fedeli che in questi giorni hanno accompagnato le reliquie del santo in processione e che continueranno a vegliarle fino a quando domenica lasceranno Sant'Agata dei Goti. Un evento, quello dell'esposizione della cornice con il guanto del frate santo e dell'ostensorio che conserva il suo sangue, che sta richiamando a Sant'Agata tantissimi fedeli in arrivo dai comuni vicinori delle valli Telesina e Caudina.